Giornata di raduno nella serata del 27 gennaio 2017 a Riccione per la classe arbitrale, ma questa volta si trattava di un incontro, di una cena tra ex e nuova classe arbitrale, un mix tra Federazione di Rimini, Romagnola e Marchigiana, dove Aldo Ronci ha voluto organizzare il tutto, mentre l'ospite d'onore era Andrea Marzaloni, assistente in Serie A e ultima presenza la domenica prima in Juventus Lazio. Sarebbe troppo facile in questo servizio dirvi semplicemente che è stata una bella serata tra vecchi e nuovi amici, ma voglio entrare nello specifico. C'era il vecchio che chiedeva al giovane: perché fai l'arbitro? Ascoltiamo prima le interviste realizzate da Renzo Baldisselli e poi proviamo ad entrare nello specifico. Con Andrea Marzaloni, assistente di Serie A, uno dei più bravi assistenti della categoria. Andrea, quante soddisfazioni hai provato nella tua vita da assistente e poi anche da arbitro? Ma tantissime, perché ho avuto la fortuna di arbitrare fino in Serie C. Da lì ho avuto appunto la fortuna di passare come assistente direttamente in Serie B e poi in Serie A, e soddisfazioni tante. Oggi, dopo 10 anni in Serie A, dopo 140 gare dirette in Serie A, penso di essermi levato tante soddisfazioni. Le occasioni bisogna prendere al volo. Mi è stata formulata quest'idea da un ex collega che mi ha lanciato appunto questa idea di trovarci serenamente una sera tutti assieme, se non davanti a una tavola imbandita. Diciamo, la sessione di Rimini in questo momento è stata usata un momento magico. Tu come la pensi? È sempre questione di cicli. In questo momento Rimini come sezione nell'Emilia Romagna è in auge, perché ha un arbitro che non dico in Serie A, ma sta facendo la Serie B, è un elemento promettente che risponde al nome di Antonio Rapuano. L'arbitro con i suoi assistenti sono i giudici di una partita di calcio, ricoprono un ruolo importantissimo, a loro spetta l'arduo compito di far rispettare il regolamento. Il ruolo, le funzioni e l'operato dell'arbitro e dei suoi collaboratori finisce spesso al centro di processi e dispute. C'è chi vorrebbe una classe arbitrale di professionisti coadiuvati dalla tecnologia, chi invece li preferisce così, ossia dilettanti e padroni della gara. In realtà, dietro la figura dell'arbitro ci sono anni di sacrifici, una lunga trafila che parte dai corsi riservati agli allievi, l'impatto con il campo da gioco che inizia dal settore giovanile a calcio dilettantistico, infine i più bravi e fortunati al professionismo. Tutto questo è frutto di una lunga gavetta, duri allenamenti, aggiornamento tecnico continuo, raduni, riunioni tecniche e quiz regolamentari. La sezione degli arbitri in Italia è a cura dell'Associazione Italiana Arbitri. L'obiettivo è quello di dare al calcio una classe arbitrale preparata e professionale, in grado di limitare al massimo gli errori, quest'ultimo inevitabili in uno sport sempre più veloce ed imprevedibile, dove la passione calcistica rende sempre più difficile la direzione di una gara. Il ruolo dell'arbitro è molto difficile, deve dirigere l'aspetto tecnico e disciplinare della gara, punire equamente chi contravviene sia tecnicamente contendendo calci di punizione o falli di rigore, sia disciplinatamente con il cartellino giallo o rosso. L'arbitro deve anche preoccuparsi di cronometrare il tempo di gara e, concluso l'incontro, compilare il referto di gara. Oltre a questo, tutte le gare è soggetto alla valutazione di un esperto, il quale visioni la direzione del gioco dalla tribuna. In aggiunta, ci deve essere una preparazione atletica all'altezza della categoria che si dirige. Per diventare arbitri non serve solo un'alta preparazione tecnica e fisica, ma anche una grande personalità. È indubbio che nella mentalità dell'arbitro deve farsi largo il buon senso, regola non scritta, ma bensì una dote che va al di là di ogni manuale e che solo un grande direttore di gara riesce a mettere in pratica. L'importante però è che dalla tribuna ci sia sempre il rispetto per chi indossa queste casacche.